E purtroppo con tristezza nel cuore e che vi devo annunciare che due nostri fratelli scout sono purtroppo ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato proprio oggi, in questo momento di difficoltà. Loro per noi sono stati un punto di riferimento. Un fratello scout era proprio della Gesci, di Forlì, e ci ha lasciato all'età di 26 anni, aveva 26 anni, giovanissimo. Un altro sono venuto a saperlo tramite un comunicato stampa della WIF, della World Federation of Dependent Scout. Certe volte in questi momenti la legge dice cantare sulle difficoltà, ma davanti alla morte non si può cantare sulle difficoltà. Purtroppo devo ammetterlo. Ho paura che in questo momento anche noi non siamo più sicuri. Ho paura che non faremo più un campo, non faremo più attività fino all'anno prossimo o fino a settembre. Ho paura di tutto questo perché non si sta risolvendo il problema. O si sta risolvendo parzialmente. Per darvi coraggio voglio leggervi un'introduzione di una mia veglia fatta proprio nel 2012, la veglia di Pasqua. Voglio leggervi la spiritualità della strada di Giorgio Bassadonna. C'è sempre una strada dei momenti decisivi della storia e della salvezza. Anche quando il sale fino al Calvario, c'è sempre una strada che porta alla vita e alla risurrezione, alla salvezza. C'è sempre una strada che sale verso il martirio. In fondo alla strada avviene il grande salto e scoppia la vita eterna. Con queste parole voglio descrivere questo momento dove noi siamo, questo momento che noi stiamo vivendo. Durante la diretta di proposta educativa della Gesci, i capi commissari nazionali della Gesci e regionali hanno parlato di scrivere e di raccontare i propri sentimenti. I propri sentimenti partendo dai sentimenti che proviamo in questo momento, come tristezza, come delusione, come paura, e tutti questi sentimenti che ci legano alla nostra emotività. Durante la veglia di Natale del 2019, fatta dal mio ex gruppo scout del 2022, abbiamo lavorato sul tempo. Dai valore a ogni momento che vivi e dagli ancora valore, se lo potrai condividere con una persona speciale, e quel tanto speciale da dedicare il tuo tempo. E ricorda che il tempo non aspetta nessuno. È proprio vero, il tempo non aspetta nessuno. Vorrei un attimo meditare su questa parola del tempo, perché penso che con questo virus noi abbiamo perso un sacco di tempo. Non siamo riusciti a essere tempestivi, a vedere subito il problema. Non siamo riusciti a capire. Non siamo stati preparati abbastanza, abbiamo avuto dei problemi seri nella preparazione.
deve affrontare questa epidemia. Non so chi di chi è o sbaglio, non posso giudicare e non voglio giudicare, ma posso dire solamente una cosa. Che quando usciremo da questo coronavirus, da questa epidemia, questa impreparazione e questa non capacità di tempestività o incertezza, che sia direzione per una prossima epidemia o per una prossima emergenza. In questi momenti si deve pensare solamente alla propria salute. E non bisogna aspettare troppo tempo. Quindi il tempo in questo momento è prezioso. È proprio questo, diamo valore al tempo. E vorrei dire, diamo valore al tempo anche in questi momenti di quarantena. Vi ricordate quando eravate piccoli e quando vedete e quando vi scattavano le foto? Bene. Adesso questo qui, adesso queste foto sono un ricordo, è un tempo passato. Proprio in questo momento è importante lavorare sul tempo, ma vorrei anche parlare di due o tre libri importanti che vorrei farvi capire. Uno è proprio il testo scritto da Robert Van Powell sul scoutismo per ragazzi, traduzione italiana di Scouting for Boys. Vorrei leggervi una parte dell'ultimo messaggio di Baden Powell agli esploratori. Ma il vero modo di essere felici è procurare felicità agli altri. Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di come avete trovato. E quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di aver fatto del vostro meglio. Siate preparati così a vivere felice e morire felici. E mantenete sempre la vostra promessa di scout anche quando non sarete più ragazzi. E che Dio vi benedica. Con queste breve parole vorrei veramente lanciare un messaggio lassù nel cielo a questi due nostri fratelli che si sono purtroppo spenti in questo momento di incertezza e di paura. E vorrei proprio dire che il vero modo di essere felici è procurare felicità agli altri, da morire felici. La felicità non dipende dal denaro, non dipende dalla ricchezza, non dipende da quello che avete, dipende proprio il vero modo di essere felici è procurare felicità agli altri. E arrivare proprio a dare un senso a quello che si sta facendo. Credo che il Signore abbia messo in questo modo lo meraviglioso per essere felice e godere della vita. La felicità non dipende dalle ricchezze, né dal successo, né dalla carriera. Né dal cedere alle vostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per poi essere utili e godere la vita pienamente una volta fatti uomini. Queste parole vengono dal generale inglese Robert Baden Powell, che proprio in questo ultimo suo messaggio agli scout del mondo proprio dice: un passo verso la felicità lo farete quando siete ragazzi, conquistandovi robustezza, proprio robustezza e fisico, per essere preparati e per essere utili una volta fatti uomini.
È proprio quello che voglio dire. Ragazzi, cerchiamo di essere utili. Lo so, in questo momento non saremo utili proprio perché non vedi, proprio perché non forse l'ora più buia, forse siamo più ripiombati nella giungla silente. La giungla silente è un periodo ben preciso della storia dello scautismo dove lo scautismo naviga in momento buio, proprio perché proprio per il fascismo, proprio perché Mussolini aveva decretato lo scioglimento e la cancellazione dello scautismo. E vorrei fare riferimento a due o tre persone perché erano legati alla vostra, erano proprio mantenuti la loro promessa e ribellati a questo al sistema del fascismo. Avevano fatto servizio cercando di salvare migliaia di ebrei. Sono in questo stato non tanto perché non riesco a parlare, perché mi si stringe il cuore dopo quello che sono venuto a sapere. Un capo scout di 26 anni che muore per un coronavirus è una roba bruttissima. Non voglio piangere perché non mi sembra. Mi sembra abbastanza. Abbastanza. Non è da ragazzo adulto piangere davanti un discorso. Ultimo messaggio di Rover, sempre di BP. Tutti voi che continuato nel sentiero scout come Rovers, avete tenuto duro attraverso quelli che molto spesso saranno stati per voi tempi estremamente deprimenti. Che cosa vuol dire con queste parole con BP? Vuol dire che di tenere duro, proprio di anche credo che in questo momento lo scautismo sia tutto quello che ci ha insegnato BP, ci ha insegnato Baden Powell, sia importante proprio perché ci riporta al nostro essere, alla nostra essenzialità. Questo coronavirus ci insegna che la nostra vita può cambiare da un punto all'altro. Di colpo eravamo liberi, eravamo felici, ma di colpo possiamo ritornare a essere infelici, a non essere liberi e quindi in questo momento è molto importante essere proprio coscienti di quello che sta avvenendo. Vorrei dire anche due o tre cose comunque importanti sempre su che cosa ci ha trasmesso Bippini nei suoi scritti. Padre di tutti noi, ci riuniamo oggi al tuo cospetto di diversi paesi da cui proveniamo nelle razze e che rappresentiamo, ma uniti nella nostra fratellanza, sotto la tua divina paternità. Veniamo dinanzi a te col cuore a riconoscere con queste parole voglio dire, con questi strassi,
Tralci di parole voglio dire un'altra volta. Certe volte lo scautismo è visto come un militarismo simpatizzato al militarismo, ma non è così. Come ribadisco e come continuo a ribadire, lo scautismo è un movimento. Con questi piccoli stralci di scritti di BP voglio dire come lo stesso BP ci insegna a vivere la vita e a vedere la vita, a vedere la vita e a essere preparati alla vita di tutti i giorni, alla vita di tutti i giorni, proprio perché è importante entrare. Essere preparati, ma essere anche coscienti e fare delle scelte. Proprio negli ultimi anni del proprio cammino scout, uno si trova davanti a fare delle scelte. Delle scelte che lo indirizzeranno nella sua vita e nella sua stessa. La prima scelta che fa quando arriva nel clan, nel noviziato, è proprio la vera partenza. Che cos'è la partenza scout? La partenza scout è un momento dove tu stesso finisci il percorso, finisci il tuo percorso e devi scegliere se vuoi continuare, se vuoi adottare lo scoutismo come vero stile di vita nella tua vita vera e propria. Non sei più bambino, non sei più ragazzo, ma sei adulto. Quindi come adulto sei chiamato a scegliere e a fare a scegliere. Vi porto un aneddoto. Quando si cammina in montagna, certe volte si è stanchi, si è disidratati e non ci si può fermare. Ci si arriva un bivio, un segnavia dice Pizzo Coca 3. L'altro dice Mottarone 2, ma ci sono anche i dislivelli. Incomincia a piovere, c'è buio, non sai bene dove andare, sei sullo stremo delle tue forze, hai uno zaino di 73 litri. Con in aggiunta una tenda e il cibo per mangiare. Ma tu sai che devi andare in quella direzione. Fai una scelta. Studi le carte, vedi il sentiero più semplice, ma il più impervio. In questo momento bisogna rimboccarci le maniche e dobbiamo cercare anche di essere uniti. Uniti perché proprio con l'unione della forza si riesce veramente a sconfiggere questo virus. Ho voluto estrapolarvi dei racconti da quattro testi di BP. Il primo si chiama Scautismo per ragazzi. Il secondo si chiama L'educazione non finisce mai. Il terzo si chiama Cittadini del Mondo e il quarto, forse uno dei più famosi, è Guidate la tua canoa. Guidate la tua canoa è praticamente fai delle scelte e cerca di badare a te stesso. Lo scoutismo insegna di bellissimo e di veramente strepitoso è proprio l'autoeducazione, l'autocontrollarsi, essere se stessi, ma allo stesso momento rispettare gli altri.
Tutti hanno dei difetti, tutti hanno delle debolezze, tutti noi abbiamo delle incertezze, ma tutti noi abbiamo anche del coraggio, abbiamo anche della temperanza, abbiamo anche della capacità di portare avanti degli obiettivi. È proprio quello che vi spiego in questo momento BP. Il vero stile di vita, questo. Cattivo carattere, ti irriti quando le cose non vanno male, quando le cose vanno male e la gente ti tipo punzecchia, sì. Il fumo, ricordati che i ragazzi ti imiteranno che il fumo fa male sulla salute. BP cosa ti sta dicendo? Che per essere un capo e per essere una persona di rispetto devi portare rispetto. E devi sapere, ovviamente, guidare una persona, guidare uno stato. È quello che secondo me non si sta facendo in questo momento. Si sta parlando, ma non si sta agendo. Tutti sanno come nasce lo scautismo. Nasce nel 1907 per un'intuizione del generale Robert Stephenson Baden-Powell. Generale inglese dell'armata dell'esercito inglese, ma nasce prima del 1907. Il 1907 è l'applicazione del metodo, nasce proprio durante l'assedio di Mafeking. Mafeking che cos'era? È una cittadina inglese nel Sudafrica dove è stata completamente attaccata dai Borei. Questo eroe, che poi è un vero e proprio eroe inglese, studiò il vero modo per applicare e per dare responsabilità ai ragazzi. Come? Facendogli fare il pattugliamento, dandogli dei compiti ben precisi. In quel momento il compito era portare il posto e portare messaggi ben precisi ai militari che stavano combattendo questa barriera, in questo caso gli inglesi. Stranamente eravamo tempo in là con e non eravamo nell'anno 2000, eravamo nell'Ottocento. Ma già in quell'epoca lì, questa generale inglese era molto astuta e molto, forse per la sua grande carriera militare. E l'astuzia ti porta a vincere certe volte. Ti porta a vincere guerre. Come ti portano a vincere guerre? Semplicemente mettendo in campo tutte le sue capacità, mettendo in campo i finti attacchi, mettendo in campo un po' finti richiami, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo abbiamo perso questi nostri due fratelli. Mi dispiace, purtroppo la vita è questa. Ma questo non vuol dire questa mancanza ci deve dare forza per credere in noi stessi e sempre di più essere temperanti in quello che si sta facendo e non mollare mai. Imparate da noi, cantiamo e serviamo le difficoltà. Quando la fatica si fa dura, quando un sentiero si fa duro e impervio, noi continuiamo a camminare e non ci fermiamo mai. Perché chi è fermato è perduto. Vi faccio un esempio di una. Quando mi trovo ad Azzone, al campo estivo, ho dovuto fare hike con la mia stessa squadriglia. E ci siamo trovati in un momento dove c'era un bivio e non sapevamo bene bene dove andare. È stata l'astuzia di due miei compagni che seguendo i muschi, seguendo i cioccolati del sentiero, sono riusciti a capire bene dove era posizione. Quindi vuol dire, questo mio messaggio, questa mia esperienza vuole essere per voi, forse,
per voi un modito per capirmi, proprio per combattere, proprio per sopravvivere a questo momento che si spera che ben presto passerà. Torneremo alla vita normale tutti i giorni, ma torneremo cambiati, perché questo momento ci cambierà per sempre. E non sto scherzando. Quindi cercate di staccarvi dai vostri social, dalle vostre cose e cercate di rendervi utili. Non dico di portare a spesa agli anziani, perché non potete farlo, perché siete completamente bloccati da questo decreto coronavirus, ma potete essere utili chiamando i vostri stessi familiari. Cercate di, una volta nella vita, cercate di prendere ad esempio questo stile di vita. Lo so, è difficile per voi perché forse avete visto che lo scautismo non fa per voi, oppure non l'avete mai fatto, non l'avete mai praticato. Però non vorrei dire, non serve avere un uniforme, avere una promessa ed essere con i pantaloncini corti per vivere bene. La felicità non dipende dal denaro, non dipende dalla ricchezza, non dipende dalle nostre voglie, ma dipende. Ma la felicità si farà una volta, ragazzi, la farete una volta, ragazzi, costruendovi salute e forza fisica. Questo dice ABP. È proprio il mio messaggio che voglio lanciare ai giovani. Ragazzi, fatevi quando prendete in giro una persona, pensateci bene due volte, perché quella persona che prendete in giro fate battute, sarà quella persona che in momento di emergenza sarà utile per voi e vi salverà la vita. Quindi prima di parlare, pensateci 10 volte. Perché le botte non fanno male, ma le parole fanno male. Quando voi ci offendete dicendomi: "Ah, arrivano i cretini vestiti da bambini", i cretini vestiti da bambini hanno più coraggio di voi e sanno cosa vuol dire patire la fame, patire il sonno, patire il freddo, patire il caldo, patire la pioggia. Ma hanno più palle di voi e sanno più. E sanno cavarsela in ogni momento. Perché? Perché semplicemente sono preparati. E io sono fiero di essere scout, di portare questo uniforme. Sono stato fiero da quando avevo 12 anni, sono fiero ancora che adesso ho 24 anni e sono uno scout adulto laico. E sono fiero di portare ancora questo fazzolettone e portare questo uniforme. Perché solo con questo uniforme uno può cambiare, solo con questo uniforme uno veramente capisce cos'è la vita. Forse penso che un altro metodo per essere utili è fare il servizio civile. Io ve lo consiglio, lo scoutismo è un metodo per crescere, ci sono altri metodi per crescere. Però vi consiglio di farvi anche dell'autocritica, in questi momenti di coronavirus, di trovarvi un punto, un momento, ritagliarvi un momento per sé e pensare un attimo al vostro passato. O pregate, fatemi un esame di coscienza per vedere quante volte avete giudicato una persona senza conoscerla. Provate a sperimentare i vostri sentimenti, la paura, la tristezza, la solitudine.
cercate di vedervi ognuno dentro di voi e pensare, ma io cosa ho fatto nella mia vita? Ho aiutato qualcuno? Ho reso felice una persona? Vedete, molti miei colleghi, purtroppo noi non possiamo perché siamo obbligati a questo decreto di legge, molti miei colleghi delle altre regioni, mentre voi siete chiusi nelle vostre case, loro si fanno il culo fuori a cercare di procurarvi mascherine e detergenti gel per la vostra protezione personale. Cerchiamo di cambiare, cerchiamo di vedere il cambiamento e la tristezza in un momento di gioia. Non potete andare al cinema, non potete andare al ristorante, non potete andare fuori, però nel compenso cosa avete di gioia? I familiari, i nonni, madre, padre, chi ha sorelle, chi ha fratelli. Avete la comunità. Essere una comunità, essere insieme. Con una comunità si sconfigge il malvagio. Senza comunità non si sconfigge niente. Stasera il Papa, quando ha fatto la messa e poi ha fatto l'indulgenza plenaria, ha detto delle parole molto importanti. Di che cosa avete paura? Vorrei fare una domanda: che cos'è la paura per voi? Che cos'è la tristezza per voi? Che cos'è l'indifferenza per voi? È facile giudicare una persona dandogli del razzista, dandogli del cretino, dandogli dello scemo. Vi siete mai sentiti in colpa? Avete offeso una persona disabile dicendo: ah, sei un cretino, spastico, eccetera, eccetera. Ma vi siete mai chiesti che cosa provasse quella persona, cosa prova quel ragazzo lì, quella persona che voi giudicate? Quindi, questi momenti di coronavirus, vorrei che ognuno di voi dentro se stesso si faccia un esame di coscienza per dire: questo è il momento di cambiare. Voglio cambiare e voglio essere utile per qualcun altro. Vi faccio un esempio pratico. Il corpo degli alpini, corpo militare conosciuto per la Grande Guerra del 15-18, è forse il corpo, uno dei corpi che sono i primi a essere in prima linea, dopo i medici, dopo gli infermieri, dopo le forze dell'ordine, ad aiutare la cittadinanza di Bergamo, montando ospedali da campo, portando macchinari e fare altre faccende. Ieri, leggendo le notizie, mi sono imbattuto in una notizia che mi ha fatto veramente pensare di quanto noi cittadini, noi esseri umani, certe volte ce la prendiamo con gli uomini in divisa, come polizia, carabinieri, forze dell'ordine e finanza. Chi porta una divisa e chi porta un uniforme è un essere umano come tutti voi, ha un cuore, ha dei sentimenti e non è duro. È duro solo e lo fa solo per il vostro bene. Pensiamo un attimo a tutte le forze dell'ordine di tutta Italia e della Lombardia, partendo dall'esercito, dalla polizia, dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dagli alpini e da tutti i sociosanitari come medici, paramedici, infermieri, che in questo momento sono in trincea e devono fare delle scelte ben precise per capire chi devono salvare e chi non deve salvare. Tra una persona che ha 98 anni e
un anziano e uno che ha 13 anni o uno che ha 24 anni, chi salvano? L'ottantenne o il tredicenne? Il tredicenne. Quindi in questi momenti di difficoltà voglio veramente dirvelo, stiamo a casa, non usciamo, siamo responsabili. Signore, fai in modo che questi nostri fratelli da lassù ci vegliano su di noi e ci indicano sempre la vita quotidiana, la bussola quotidiana e il sentiero quotidiano. Intervisci su di noi e cerca sempre di darci salute, salute e forza fisica per combattere contro questo mostro malvagio invisibile. Signore, fra le tende schierati per salutar il dì che muor, le notte di canti accorati. Vivi amate, calde d'amor, ascolta tu mi preghiera, che aspro so e innalza, a te cui mancava la sera. Un tetto ancora per riposare. Chiedo un sol tutti i nostri cuori a per te sempre e servir. Genuflettum qui nel pian, le guide gli esploratori. Tu dacci, benedicili, oh Signore, nel nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Tu, Signore, benedicici a tutti noi e dacci la forza per veramente per vivere in ogni giorno felici, sereni e immuni da questo virus. Buona strada a tutti.